Ciao ragazze, allora vi faccio vedere in super velocità la mia lampada. Ta-da! No, vi faccio vedere in super velocità, quindi è una cosa non professionale con tutte le sue cose, alcuni dei nude. Allora, questo è il Princess Rose, Moccaccino, Sweet Charity e Just Nothing. Allora, il trucco dei Princess Rose, scusatemi, dei nude, sta proprio nel come schiacciate il pennello durante la stesura. Poi, mi raccomando, le setole del pennello devono essere morbide, perché questi colori, scusate che c'è una sporcizia dentro, e scusate eventuali rumori di sottofondo, ma io ho un cagnolino un po' rumoroso, il pennello deve essere morbido, ok? Altrimenti riga. E non riuscite a venirne fuori. Incomincio con Princess Rose. Guardate, morbida. Carico, appoggio e tiro. Vedete? Io l'ho fatto in una passata. Se riuscite a vedere. Una passata. Polimerizzo. Allontaniamo un po' la lampada, che sennò mi si polimerizzano anche i vasetti. Ok? Dopodiché passo a moccaccino. Addirittura io i nude li faccio con una passata, ragazze. Allora, moccaccino. Appoggio. Sfioro e tiro, tanto ragazze non vi danno spessore. Appoggio, sfioro e tiro. Se voi iniziate a farmi, dopo vi faccio vedere, delle passate troppo tirate, è naturale che il colore vi si righi. E allora poi ne aggiungete una, guardate. Ok, e lampada. Bene, pulisco il mio pennello. E altro colore, Sweet Charity. Questo per dirvi ha dei mico brillantini, per cui il problema di Sweet Charity potrebbe essere che vi resta leggermente granuloso, però se lo stendete in maniera corretta, vedete appoggio, sfioro e tiro, leggera. È tutto un discorso di manualità. Guardate. Vedete? E l'ultimo, che effettivamente è il più rognoso, e secondo me è l'unico rognoso dei nude, è il Just Nothing. Allora, questo sì, in genere io devo fare due passate, perché è un pochino più trasparente, proprio meno pigmentato. Questo fa una leggera velatura. Però comunque, vedete, state leggere, quindi guardate. Prendo una pallina, vedete, come se dovessi mettere un gel. Lo deposito in fondo, tiro verso la punta, leggera con il pennello. Vedete, questo è quello magari un pochino più ostico. Scarico un po' il pennello, l'ho scaricato e basta, top. Vedo dove c'è un po' da sistemare. Caduto tutto. Vi ho detto che era un video artigianale, per cui mi dovete perdonare. E via. Ok? Vi faccio vedere una cosa. Se voi fate alla vostra maniera, e cioè, ve lo faccio vedere con moccaccino, prendete il moccaccino e lo tirate, perché dite si deve asciugare. È normale che non vi venga omogeneo. Uno. 2. Vi viene molto trasparente. 3. Impiegate un sacco di tempo perché ora che fate 3 passate non ha proprio senso. Allora, vi ripeto, puliamo. Prendo il colore, di nuovo moccaccino.
lo pallina di colore porto sulla base e lo sfioro tirandomelo verso la punta. Prendo il colore, porto sulla base e me lo tiro verso la punta. Però ragazze, questa qui è una regola che voi, se imparate a utilizzare i colori in questo modo qui, e sicuramente qualcuno di voi già lo sa, lo fa, vi torna utile per tutti i colori che utilizzate. Vedete? Questi qui, allora abbiamo detto Princess Rose, guardate, una è passata. Vogliamo dargliene un'altra? Pulisco il pennello e prendiamogliene, diamo un'altra. Allora lo rendiamo ancora più intenso, però sempre con quel concetto. Pallina sulla base, sfioro e porto in punta. Vedete? Ragazze, polimerizzo. Io vabbè ho una UV LED, guardate, moccacino polimerizzato con una passata, Sweet Charity polimerizzata con una passata, Just Nothing che è il più rognoso polimerizzato con una passata. Ah, ho trovato anche l'Alta Perla, ferme. C'è anche Alta Perla nel kit Nude Collection, c'è anche Alta Perla. Sì, perché voi dovete sapere che io nel mio tavolo da lavoro ho il disastro. Chi viene in negozio a vedere ogni tanto, chiedo sempre scusa per il caos che ho. Allora, vi faccio vedere Alta Perla. Quindi, pallina, un po' di più. Pallina, base, sfioro. Ricordatevi sempre, mano leggera, pollice, scusatemi, mignolo appoggiato sulla mano che tiene in questo caso la tip o in genere il dito della cliente, mai in sospensione. Perché se state in sospensione, tutto il peso della mano grava sull'unghia. Quindi mignolo appoggiato e tiro. Alta perla, polimerizzo. A questo punto vado con il mio sigillante, io uso in questo momento il Brilliant Top. Stendo la mia passata di Brilliant Top e asciugo in lampada su tutti. Tra l'altro non rilasciano dispersione, quindi ho toccato in lampada, sono peggio delle clienti. Quindi dentro e asciughiamo. Asciughiamo. Questo abbiamo detto che era Princess Rose. Asciughiamo. Questa è la Sweet Charity. Però anche nella stesura vedete del sigillante un pochino più di colore. Base mi porto sulla punta. A posto, fa tutto lui. E l'ultimo era Alta Perla. Eccoci qua. Fatto anche Alta Perla. Adesso sentite il mio cagnolino, felice morto perché è arrivato mia figlia. E vi ho fatto vedere tutta quanta alla fine la Nude Collection.
Talvolta ci sono dei colori, altre volte ce ne sono altri, tipo a seconda poi onestamente delle disponibilità a magazzino. Nella Sweet Collection, nella Nude Collection c'è anche il tutul fra i colori nude. Ma il concetto, ragazze, è sempre quello. Quando si va a stendere un colore, si appoggia e si tira. Ok? Non bisogna mai stare lì a premere sul colore. Una passata. Tutti i colorati Emotion Nails con una passata rimangono perfetti, ma voi dovete saper modulare bene la pressione della mano. Per cui ricordatevi sempre, se questa è la mano della mia cliente, qualsiasi cosa io vado a fare, mi appoggio e tiro. Ok, stendo il gel, è chiaro? Stendo il gel, ho il dito in mano della cliente, mi appoggio e tiro. Sgrassiamo le nostre palette che hanno fatto il loro tempo. Allora, stavo cercando una ovatta decente, pulita. Eccolo qua. Moccaccino. Princess Rosa. Sweet Charity. Alta perla. Just Nothing. Eccoli qua, ragazzi. Non hanno nessun problema, issa, cerco di mettere più a fuoco di rigatura. Ok? Scrivetemi se avete problemi, mi scrivete. Io, compatibilmente col tempo che ho, sono sempre qua, anche di notte. Ciao ragazze, buon lavoro.